Eccoci, buongiorno. Oggi parliamo di un fenomeno proprio di questi giorni, è tipicamente invernale, cioè quello dell'irraggiamento notturno. Tecnicamente l'irraggiamento è una trasmissione di calore non attraverso un mezzo, cioè se io scaldo un pezzo di ferro, una barra di ferro da una parte, questo calore si trasmette, ma serve il mezzo, la materia. Anche l'aria si può riscaldare e quindi può portare temperatura più alta o più bassa, diciamo, la può trasmettere questo. L'irraggiamento, qui ne abbiamo uno schema, un esempio che è preso dal sito Il Sestante. Allora, che cosa succede nelle notti serene? Partiamo da sinistra. Questo che vedete 4 è un meno 4, si intravede, molto freddo perché il terreno emette, irraggia calore verso il cielo sereno, vedete qui si vede la luna, quindi emette calore e quindi si raffredda. E raffreddandosi il terreno si raffredda l'aria, quindi non è l'aria fredda che si forma direttamente, quest'aria fredda avviene per contatto col suolo e soltanto con il suolo. Si raffredda perché perde questo calore verso il cielo sereno. Il calore va via, diciamo, in maniera piuttosto rapida, piuttosto efficiente. Se il cielo è parzialmente nuvoloso, vedete, qui c'è proprio tutto il meccanismo. In corrispondenza del cielo sereno, vedete la freccia rossa del calore che viene portato via, che viene emesso, ma dove ci sono le nuvole, questo calore è come se venisse riflesso di nuovo verso il basso, infatti le temperature sono superiori. Arriviamo al caso, diciamo, estremo in cui il cielo è totalmente coperto, quindi questo irraggiamento, questo calore che dalla Terra viene emesso verso il cielo, viene fermato dalle nuvole e riportato verso la Terra. Questo spiega perché con il cielo sereno le minime siano più basse, con il cielo coperto le minime sono decisamente più alte. Fateci caso. C'è un termine poetico quando si parla di coltre di nuvole, cioè una coperta di nuvole, visivamente è una coperta, ma anche le nostre coperte, quelle che usiamo quando andiamo a letto, funzionano esattamente alla stessa maniera, non creano calore, ci rimandano, ci mantengono il calore del nostro corpo che sennò andrebbe disperso nell'aria della stanza. Quindi coprirsi significa, con una coperta o con un maglione, significa riscaldarsi con il nostro calore, non con altro. Questo fenomeno, come dicevo, lo abbiamo in questi giorni, cielo sereno. Quindi durante il giorno il sole scalda di più, le massime salgono e le minime col cielo sereno non riescono più di tanto a salire. Nei prossimi giorni vedrete che il cielo tenderà a coprirsi un poco e le minime, finalmente, anche se siamo ancora a febbraio, saliranno. Alla prossima!